Fratelli e sorelle, buonasera, benvenuti a questa puntata di testimonianze che oggi dedichiamo al teatro di evangelizzazione. Tante volte io ve ne ho parlato con la lunga esperienza fatta con l'Accademia di Carlo Tedeschi, che in Italia direi è quello più esemplare, più significativo come teatro di evangelizzazione, ma sono tante le accademie che si sono sviluppate nel tempo in Italia proprio per realizzare un modo di evangelizzare, dunque di creare proselitismo intorno ovviamente alla nostra fede, alla fede cattolica, attraverso proprio la messa in scena di opere e di musical che ci raccontano dove, di un santo, dove di un, episodi biblici, dove di, della Madonna. La Madonna, il Sì di Maria, che è uno dei musical forse più rappresentati in Italia, tra quelli appena citati di Carlo Tedeschi, assieme a Chiara di Dio, che è quello che Tedeschi ha fatto su Santa Chiara di Assisi. E naturalmente il collegamento inevitabile con San Francesco di Assisi, ma l'uomo dal turbante rosso, ci sono tantissimi spettacoli. L'ultimo, proprio quello che ha particolarmente colpito per un grande insegnamento di pace e patto di luce, che noi abbiamo chiamato patto di amore, patto di pace, e che riguarda la nascita stessa dei diritti e del senso del vivere comune e del rispetto dell'altro, nel senso più pacifico del termine. Dunque, il teatro come forma di rappresentazione, poiché è completa, il teatro, intendo proprio questa tipologia di teatro, cioè il musical, un po' come l'opera lirica un tempo, sono così completi, artisticamente parlando, perché comprendono le varie discipline artistiche della cultura artistica teatrale, e cioè il canto, e quindi il coro, solisti e coro, e ovviamente la danza, perché il musical ha sempre i ballerini e il corpo di ballo con le coreografie che si susseguono. La coreografia che si innesta in una sceneggiatura, quindi c'è uno sceneggiatore, quindi c'è anche una scenografia, anzi addirittura cambi di scenografia, per cui un impianto artistico che comprende le maestranze tecniche dei decoratori, dei pittori, i tecnici veri e propri, quindi il dietro le quinte, i macchinisti, gli elettricisti. I tappezzieri, se si tratta di riempire dei vani, c'è un mondo dietro alla realizzazione di un musical come di un'opera lirica che ha degli incredibili artisti principali, è fondamentale, ma questi si associano corpo di ballo, coro, maestranze tecniche e artistiche e musica. La musica molto spesso nell'opera lirica è sempre dal vivo, nel musical non sempre è dal vivo, visto che ovviamente la spesa di un corpo orchestrale, di un'orchestra, di un organico orchestrale è molto importante, poiché si tratta spesso di 30-40 elementi, per cui alle volte si preferisce cantare con le basi musicali, soprattutto nei musical. Impossibile che questo accada nell'opera lirica. Però era per dire il lavoro che c'è dietro, immenso, incredibile, e l'effetto però che poi fa, perché dietro un grande lavoro c'è sempre un trasferimento emozionale centuplicato, e il musical ha questo effetto. Il musical di evangelizzazione è per chi crede. Ma non solo per chi crede, perché il musical ha questo doppio legame, quello di aiutare i giovani attraverso le arti performative a incontrare Gesù, e la musica, il teatro aiuta moltissimo, ecco perché il teatro di evangelizzazione è molto stimato in questo senso. E al contrario, devo dire, per chi ascolta, quindi per il pubblico, per la platea che ascolta e vede un musical di evangelizzazione, altrettanto c'è una forma empatica in relazione proprio al nostro credo,
fortissima, un trasferimento emozionale importantissimo. Per cui, alla luce di questo, fare musical di evangelizzazione è essenziale. Tutta questa premessa per dirvi che ultimamente, proprio un musical che è andato in scena tanti anni fa, qui presso l'opera, il santuario di Birgi Fatima, ha avuto la possibilità a Roma, attraverso altre maestranze, di andare in scena ed è stata un'operazione assolutamente vincente. Io intanto vi vorrei fare vedere il trailer. Porta qui a sentire la tua presenza. Sì, arrivati tutti qui per pregare la tua presenza. Noi che cerchiamo ancora noi, noi cerchiamo la tua. Ecco, Fondazione Antoniozzi che l'ha voluto, la storia di una presenza nel musical, lo è stato il 30 aprile, quindi qualche settimana fa, è un musical di Giuseppe Gandolfo che è una persona molto legata, tra le altre cose, anche a noi, a Di Maria Vision, del nostro territorio, di Marsala. La regia è di Giada Siracusa, è andato in scena proprio il 30 aprile, ma molto tempo fa è andata in scena qui, proprio al santuario di Birgi, al Teatro Viganò, in un matinè e anche in un serale, riscuotendo un successo incredibile. Naturalmente racconta la storia di Fatima, dei tre pastorelli, con una elaborazione, una sceneggiatura veramente interessante. Io vi voglio leggere, che mi fa veramente tanto piacere, una testimonianza di una ragazza che evidentemente ha partecipato e che ha un suo quid, un suo perché. Dice così: lei si chiama Marilda Zonarelli, è all'inizio dello spettacolo e dice: mancano pochi minuti all'inizio dello spettacolo. Il sipario è chiuso, ma si sentono tante voci in platea. Il cuore è colmo di emozione, di agitazione, la mente ritorna velocemente al momento in cui ormai tanti mesi fa è stato proposto di mettere in scena uno spettacolo teatrale, un musical su Fatima, come già realizzato dall'opera di Birgi. I primi incontri sono stati complicati, un po' surreali, durante faticosi casting, non so nemmeno io come, sono passata dal dovermi occupare di alcuni aspetti organizzativi dell'evento ad essere proiettata sul palco ad interpretare il ruolo di Olimpia, la mamma di Francesca e Giacinto Marto, i due giovani pastorelli che dal cielo per ricevere e diffondere al Portogallo e al mondo intero il messaggio portato dalla mamma celeste. Un messaggio di speranza, grazia e misericordia che indica nella preghiera e nel sacrificio quotidiano gli strumenti per ottenere la pace nel mondo. E subito penso a come sia attuale in questo momento di grande confusione morale, dottrinale e di grande difficoltà che vive il mondo intero, un messaggio che invita e sostiene
nella fede, l'accoglienza, la pace, la coerenza e il rispetto. Sono titubante, ma dico comunque di sì, mi trovo bene nel ruolo di Olimpia, una mamma che cerca quotidianamente l'aiuto della Madonna per cercare di educare e guidare i figli alla fede, alla preghiera, alla semplicità in un mondo complicato e disordinato. Sono praticamente l'unica di tutto il cast del musical che non ha una voce intonata ed educata accanto, ma sono rapita dalla bravura degli altri e cerco di imparare qualcosa in più ad ogni prova. Per quanto bravissimi, la maggior parte di noi sono comunque attori e cantanti, non professionisti, per cui anche io prendo coraggio e mi rendo conto che ogni mese che passa siamo più preparati. Certo, la strada sembra molto in salita, si prova scena per scena, ma dimentichiamo facilmente battute, canti, ci distraiamo, chiacchieriamo, siamo sempre più stanchi man mano che il tempo passa. Ci rendiamo conto del tempo che passa, dalla stanchezza che inizia ad affacciarsi sempre più. E guardando i pastorelli, che quando sono stati scelti per il musical sembravano ancora tre bambini, e sono cresciuti a vista d'occhio, diventando degli adolescenti da riportare all'attenzione necessaria durante le prove. È difficile sintetizzare quello che è avvenuto in tanti mesi, soprattutto nell'ultimo periodo in cui tutti i lavori si sono intensificati, sono aumentati i pomeriggi interi e le serate di prove, e anche il timore di non farcela nei tempi, di non essere all'altezza di quanto si voleva proporre. Ma sono aumentati anche gli aiuti, chi si univa al gruppo per adattare costumi e scenografie o anche per un momento di preghiera insieme, chi ci preparava da mangiare e ci sostentava, chi aiutava a ripassare le battute a memoria e chi ad interpretare meglio anche i balletti, chi semplicemente veniva ad assistere alle prove con una presenza silenziosa ma incoraggiante e poi chi aiutava ad intonare, ricordare canti, grandi protagonisti sempre presenti. Siamo andati a letto cantando a voce alta o a mente queste musiche originali così piacevoli ed orecchiabili che anche adesso, dopo alcune settimane dello spettacolo, continuiamo ad avere in testa e ci scopriamo a canticchiare ritornelli in vari momenti della giornata. Mi sarebbe tanto piaciuto avere qui dal vivo questa testimonianza, ve la sto leggendo perché è veramente intensa, è bella e riassume bene quello che può fare il teatro del musical di evangelizzazione. In questo cammino condiviso c'è stato un altro punto fermo, la nostra regista, che non a caso ha interpretato anche il ruolo della Madonna e ci ha guidati con pazienza in questa continua scoperta, donando un tocco di creatività al copione, continuando a credere nella portata di bene che questa proposta avrebbe seminato nei cuori. La mamma celeste è la protagonista dell'immagine più preziosa di tutti questi momenti. Il ricordo che ho più impresso nel cuore non è un'immagine di scena, ma il momento in cui, nel pomeriggio caldo e interminabile che divide lo spettacolo matinè da quello serale, preghiamo tutti insieme, recitiamo il Santo Rosario passeggiando intorno al teatro. Tutti, dalle suore vere a quelle che indossano l'abito per lo spettacolo, fino ai bambini, alcuni dei quali stanno imparando per la prima volta la recita di questa preghiera che diventa base e sostegno del nostro impegno a portare Cristo al mondo per mezzo del cuore immacolato di Maria che chiarifica il senso dell'impegno di ciascuno di noi. Si sta per aprire il sipario. Sappiamo già da alcuni giorni di aver fatto sold out, ma nel momento in cui il tecnico si avvicina e dice: complimenti, avete riempito il teatro in ogni ordine di posto, l'agitazione raggiunge il culmine, sono in buona compagnia, siamo tutti molto agitati, ma nello stesso tempo felici ed inspiegabilmente sereni. Anzi, la spiegazione c'è. Lo spettacolo della mattina è andata meglio di ogni previsione, la presenza dei bambini che girano intorno ripassando la loro parte dona tanta allegria, i miei compagni che intonano i ritornelli di queste meravigliose canzoni con le loro voci stupende danno tanta sicurezza e così tanta la voglia di trasmettere le emozioni di questi eventi straordinari che raccontiamo nel musical, che mi sembra di essere un tutt'uno con gli attori e i cantanti più bravi. È molto bella questa testimonianza, ve la leggo tutta perché credo che ne valga la pena.
Inizia lo spettacolo e noi non vediamo cosa succede in platea. Sappiamo che è stato bello, meglio di ogni previsione iniziale. Sono arrivate tante testimonianze al riguardo, che abbiamo condiviso fra di noi e ci hanno ripagato di tutti i sacrifici che abbiamo fatto, noi e tutte le nostre famiglie con noi, e ci hanno confermato come sotto la guida di Maria possiamo diventare strumento di apostolato anche utilizzando uno strumento leggero come lo spettacolo. Vorrei portarvi insieme a noi sul palco, dietro le quinte, in mezzo agli altri attori che non recitavano in quel momento, ma che cercavano di insinuarsi in ogni fessura, sopra e sotto le tende, per vedere cosa stava succedendo. Mentre Suor Lucia cantava e noi ci commuovevamo, tutti eravamo lei. Volevamo, cerchevamo di vedere o volevamo almeno sentire, non semplicemente per la curiosità di sapere come stava andando, ma perché ci sentivamo parte di un tutt'uno, in un'unità che solo una chiamata comune può realizzare. La bellissima signora che viene dal cielo, i pastorelli, Suor Lucia, l'angelo e il scenografico diavolo, padre Manuel, le mamme dei pastorelli, le novizie, il sindaco ai carcerati, le popolane ai bambini, gli straordinari ballerini, un cast numeroso e di ogni età, nella famiglia del cuore immacolato di Maria di Roma e non solo, che ha cercato di trasmettere attraverso l'arte teatrale il prezioso messaggio rivelato dalla Vergine Maria Fatima 100 anni fa, che ha toccato i cuori degli spettatori, ma soprattutto quelli degli attori. Un'alchimia di diversi linguaggi artistici in cui ogni volta che qualcuno di noi cantava, recitava, si muoveva sul palco, è come se lo facessimo tutti insieme. Penso di poter mettere ognuno in questa sensazione, tutti gli attori e tutti gli altri, tanti che hanno lavorato, nascosti, dietro le quinte, in regia, come aiutanti silenziosi e preziosi, ma altrettanto protagonisti dell'azione di evangelizzazione che stavamo portando avanti, rappresentando i momenti essenziali della storia del messaggio di Fatima, raccontando la storia della sua presenza. Offrendo ai nostri sacrifici anche la riuscita del musical, abbiamo cercato di unire la bellezza dello spettacolo all'importante messaggio spirituale messo in scena con tutto il nostro cuore e con lo sguardo rivolto per tutto il tempo alla protagonista, la Mamma Celeste, che ci piace pensare si sia commossa ed abbia sorriso insieme a noi e a tutta la famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Bene, io adesso non posso che lasciarvi alle voci. Abbiamo quasi 15 minuti di reel che è stato registrato dal vivo, quindi perdonate gli eventuali sbavature, errori anche tecnici di ripresa che ci sono, ma volevo intanto leggervi una sintesi perfetta di quello che significa teatro di evangelizzazione. Grazie e alla prossima puntata. Oh,
una folla. La pioggia cadeva torrenziale. Eppure nemmeno la famiglia sui sentieri impediva a quella gente di inginocchiarsi. Scene commoventi si svolgevano davanti ai nostri occhi. Eravamo soltanto dei semplici bambini. E tua mamma, c'era anche lei, teneva che quello potesse essere l'ultimo giorno della nostra esistenza. Così volle accompagnarmi. E Maria, come fu? Mai visto nulla di più bello. Ma siamo sicuri che questo sia il posto giusto? Io non vedo nulla. La pioggia è troppo fitta. Non credo sia stata una buona idea arrivare di qui. Ho paura, voglio andare a casa. Senti, Lucia, dobbiamo andare via subito, prima che finisca tutto in tragedia. Se la signora non appare, non riusciamo più a venire via da qui. Subito, andiamo via, torniamo indietro. Se ne vuole, farà pure padre Mario. La signora ha detto che sarebbe venuta e lo farà di sicuro. Vedi? Siete tutti gli ombrelli! Eccola! Sta arrivando! Grazie, signora, per essere venuta. Che cosa vuole da me? Voglio chiederti di far costruire qui una cappella in mio nome. Io sono la Madonna del Rosario e voglio che tutti continuino a venire qui per pregare, ogni giorno. La grande guerra finirà presto e i soldati potranno finalmente tornare alle proprie case. Ma io non vedo nulla! Ma con chi sta parlando? Dov'è la signora? Dove vi sta? Calma, figlioli, aspettiamo. Ci sono tanti peccatori che vorrebbero convertirsi. Se lei fa un miracolo, come ci ha promesso, questo accadrà. Gli uomini devono emendarsi, chiedano perdono per i loro peccati. Tutti aspettano i miracoli, signora. Allora, dovrei dire a tutti quanti che se vorranno, dovranno proprio come voi, accettare i sacrifici e le sofferenze e liberarsi dai propri colpi. Solo in questo modo il mondo potrà salvarsi. L'uomo non dovrà più mettersi al posto di Dio.